A tutti, parto da due considerazioni. La prima l'hai fatta tu e l'hai fatta bene, mi permetto di riprenderla, perché anch'io credo profondamente che le mafie non sono un mondo a parte, ma sono una parte del nostro mondo. E quindi vivono tra di noi, le verità passeggiano dentro le nostre città. Quante verità passeggiano dentro le nostre città? Non c'è una strage in Italia che si conosca una verità. Il 75% dei familiari delle vittime innocenti di mafia non conosce la verità. Ecco, le mafie non sono un mondo a parte. E il secondo elemento che metto in testa prima di entrare dentro la domanda è questo, di cui io sono convinto che qui è stato sottolineato con grande competenza. Il vero problema non sono i poteri illegali, certo, ma sono i poteri legali che si muovono illegalmente. E quindi parto da questa considerazione per fare un secondo passaggio, che per me è importante non temere di vedere quello che non va per migliorare quello che va. E credo che anche il mondo, direi sociale, il terzo settore, la società cosiddetta civile, vi prego non parlate più di società civile per piacere, perché è come l'acqua bagnata, perché la parola civile è sulla bocca di tutti, preferirei che si parlasse di società responsabile, responsabile, che si assume responsabilità. Ebbene, noi dobbiamo fare una seria riflessione. Tanto è vero che è stata convocata pochi giorni fa a Roma, dove 3.000 persone hanno lavorato per 3 giorni, per riflettere su questa benedetta antimafia. Ma l'antimafia, essere contro le mafie, non è, è sulla bocca di tutti. Chi è che dice di non essere contro le mafie? E tu lo sai che a Villa Abate a organizzare i cortei di manifestazione erano gli stessi mafiosi, con il bravo parroco in buona fede e tutte le scuole dietro in buona fede. Essere contro le mafie è un problema di coscienza, non è una carta d'identità che uno tira fuori a seconda delle circostanze. Ci sono troppi che si nascondono dietro l'antimafia parola. E l'antimafia oggi è malata. Io lo dico col grande rispetto, ma credo che i nostri mondi devono farsi anche una bella riflessione, perché c'è tanta anche antimafia complice, tante situazioni che sono venute, che stanno venendo, è un esame di coscienza che anche i nostri mondi devono fare. Quelle antimafie, un fronte antimafia conformista, poco consapevole, questo tran tran, questa parola che ci si riempie la bocca. C'è anche antimafie inadeguate che si accontentano di verità ufficiali e non scavano mai in profondità, non sono mai alla ricerca di una verità in modo serio, attento, rispettoso. C'è anche un'antimafia che si è nascosta dietro le bandiere e gli interessi delle lobby. Quante lobby parlano di antimafia? C'è un'antimafia che non elabora, che non fa ricerca, che non studia, che non si documenta. Dico questo come un esame che io ho posto a 3.000 persone a Roma, di gente bella, onesta, per porci delle domande: come mai da 400 anni che parliamo di Camorra, da 150 anni ufficialmente parliamo di Cosa Nostra, da 120 anni parliamo di 'ndrangheta? E allora qui mi sembra importante e giusto, da una parte, far emergere il bene, le cose positive che ci sono, che si sono realizzate. Per me la stima e la grande riconoscenza per molti segmenti delle istituzioni, della magistratura, delle forze di polizia. Anche lì ci sono magari delle ombre, come dappertutto, come dappertutto. Ma io sono un primo testimone dell'amore di lavoro fatto anche di sacrifici e di grande generosità di molte persone che sono qui. E quindi
lo dico nella consapevolezza che bisogna far emergere le cose positive, il bene, se no non sarei venuto qui e soprattutto non penserei a Libera, che deve farsi anche i suoi esami di coscienza, perché anche in Libera c'è qualcuno che a un certo punto si riempie la bocca di antimafia o di legalità. E guarda caso che in questi 20 anni che tutti abbiamo parlato più di legalità, è cresciuta l'illegalità nel paese, perché si sono permesse delle leggi a persona per favorire il privilegio di qualcuno. Ma non è questo il giudizio, non mi interessa. È il dato di fatto, le positività, ma anche la lucidità che noi dobbiamo avere con molta umiltà di riconoscere che qualcosa non funziona. E allora vi dirò che cosa dicono i ragazzi oggi rispetto a quello che noi facciamo, che voi fate, che facciamo insieme. Vi voglio portare l'ultima ricerca sulle persone in Italia che sono senza lavoro e che ci dicono che cosa farebbero, perché sono disperati, che ci dà quindi la consapevolezza, lo ripeto, delle positività. Perché io credo che bisogna riconoscere il bene, sostenerlo, valorizzarlo. Riconoscere quelli che lo fanno, che si sacrificano, far emergere le positività di questi anni. Una delle tante, io penso quando nel 96 abbiamo raccolto 1 milione di firme per avere quella legge, proprio nel sogno di Pio La Torre e nel sacrificio di quelli che lui ha ricordato, quei nomi, lo dobbiamo loro. E quella legge, però, con 1 milione di firme, sono dei cittadini che l'hanno raccolta. Certamente il Parlamento l'ha votata, che permette la confisca e l'uso sociale, che deve essere migliorata, resa più incisiva, resa più efficace, perché si cogliono le positività, ma poi dopo 20 anni devi cogliere anche le fragilità, con rispetto, con umiltà, soprattutto rispetto alle imprese, che è stato il grande fiasco. E io ritrovare dei modi diversi. Perché non è possibile che su 1703 imprese solo 34 sono sopravvissute. E siamo alla vigilia che se venissero applicati quei nuovi meccanismi, c'è una valanga di beni che stanno arrivando nelle varie fasi, starebbero arrivando, che sono stimati oltre 55.000 beni. E capite che cosa vuole dire? È la vittoria dello Stato, delle istituzioni oneste, è anche la gioia nostra di quei 1 milione di firme se vanno all'uso sociale, quelle parti che è possibile, delle parti non sono possibili e allora ci sono altre strade da applicare. Penso ad esempio al lavoro nelle università. Libera ha firmato con l'85% delle università dei protocolli di master, corsi da giornata. Lo so che non cambia il mondo, ma intanto sono cose concrete, perché è la cultura che dà la sveglia alle coscienze. Penso all'attenzione ai familiari delle vittime innocenti. E quella benedetta giornata che speriamo che un giorno sto Parlamento la riconosca, la giornata voluta dal 90% dei familiari, il primo giorno di primavera, il 21 di marzo. Perché il problema, e anche qui c'è un capitolo della retorica della memoria e delle celebrazioni della memoria, guai. Perché il miglior modo di fare memoria è impegnarci di più tutti, ma c'è anche un diritto delle persone di essere chiamate per nome. Familiari vogliono sentire il nome dei loro cari, perché in Italia c'è il rischio, ci sono solo qualche nome, che è giusto, e gli altri, e tutti gli altri. È un problema di dignità, eccetera. Quindi le cose positive sono state fatte. Vorrei solo sottolineare, per evitare equivoci, perché ci sono quelle favole in Italia, Libera non ha nessuna cooperativa come associazione, le promuove, ha da un marchio verificato nel settore biologico, vanno in bando pubblico, le cooperative diventano autonome, camminano per la loro strada, noi le promuoviamo, le mettiamo insieme e lavoriamo con le prefetture, lavoriamo con il consorzio dei comuni, perché qualcuno è andato a scrivere che questa grande multinazionale che fa Libera, i beni confiscati, i prodotti. Libera non ha una cooperativa, le promuove, le cooperative diventano autonome. E questa è la bellezza. E questo. E oggi
una cosa positiva tra chi ci lavora con bando pubblico nelle cooperative e l'indotto che si è creato per la pasta, l'olio, il vino. Ci lavorano 1000 persone, lo so che non cambia il mondo, ma è lavoro vero, dà la dignità e la libertà della gente. Detto questo, le positività devono essere dette, sottolineate. Io guardo un po' in casa nostra, ma anche la grande riflessione che deve essere assolutamente fatta. Ma qui si apre il capitolo per me più difficile. Per me più difficile, perché io la domanda che pongo è una. Le mafie sono presenti oggi, nonostante tutte queste cose, le positività. Veramente voi ne avete capito il senso, ma qui è stato già bene ricordato. Però io mi pongo l'altra domanda. Le mafie sono presenti, ma noi glielo abbiamo permesso. Noi abbiamo permesso che dopo secoli le mafie ci sono ancora. Ci sono ancora. Le mafie hanno una lunga storia, ma noi glielo abbiamo permesso. Gliel'abbiamo permesso. E allora la prima grande riforma da fare in questo paese che è l'Italia è la riforma delle nostre coscienze. Siamo noi anche come cittadini, perché ci sono troppi cittadini a intermittenza in questo paese, troppi che quando succedono le tragedie, se te ricordate, si piange, ma non basta commuoversi, bisogna muoversi di più tutti. È chiaro che noi chiediamo alla politica, alle istituzioni, che facciano la loro parte, ma ci sarà pure una parte del risveglio delle nostre coscienze, perché è da secoli che ci portiamo le mafie dietro. Non è possibile. Ecco allora che c'è un momento in cui siamo chiamati a fermarci, a interrogarci, a rifletterci. E la riflessione a me l'hanno fatta venendo qui due ragazzi, uno con la maglia rossa, che ha fatto 11 anni di carcere. Suo fratello è morto per droga. Lui dice: io sono uscito, mi sono messo a cercare di costruire delle cose con quei bambini, chiedo aiuto, datemi una mano, ma pieno di passione. E allora vado a prendere le ultime due ricerche, vi prego, sono molto serie, perché qui c'è una responsabilità delle cose che si vanno a fare. È la prima, e parto da lotta alla mafia, vuol dire lavoro, vuol dire casa, vuol dire politiche sociali, vuol dire scuola. L'Europa ci continua a richiamare che siamo agli ultimi posti per la dispersione scolastica. Abbiamo 6 milioni di analfabeti in Italia con alfabetismo di ritorno, vuol dire cultura. Allora qui il lavoro. E allora c'è una ricerca presentata a Cernobbio pochi giorni fa, è stato fatto un campione molto vasto. Il 61% delle persone disoccupate, quello intervistato, un campione vasto in vari territori, è disposto ad accettare un posto di lavoro in un'attività dove la criminalità organizzata ha investito per riciclare denaro. 1 su 10, quindi l'8%, è disposto anche a compiere dei piccoli reati pur di portare a casa qualcosa, perché non sanno come andare avanti. Non siamo qui per giustificare questo, ma certamente abbiamo il dovere di porci una domanda di verità, anche se scomoda. La criminalità trova terreno fertile in tutto questo. Questo è uno dei grandi nodi nel nostro paese. E se fai un conto, come voi mi insegnate, vuol dire che ci sono 230.000 persone che non avrebbero problemi a commettere consapevolmente azioni illegali pur di avere un lavoro. Non voglio enfatizzare, ma i sondaggi seri, se fatti da persone serie, come lo insegni, come università, ci danno degli indicatori su cui riflettere. E allora qui c'è il problema del lavoro, il problema della casa, le politiche sociali. Quel grido che questo ragazzo faceva è dire: datemi degli strumenti per poter rialzare la testa e per mettere in grado d'altri di poterla rialzare. Un italiano su 5... Allora, un altro sondaggio molto più vasto, non avrebbe problemi a recarsi in pizzerie, in bar, in ristoranti, sapendo che sono gestiti, se costa di meno. Però lo so, le tentazioni, però voglio andare nelle scuole. La ricerca è in 94 scuole diverse, ma i nostri ragazzi, il nostro lavoro, il nostro impegno,
le cose che abbiamo costruito, non dimenticando che si è creata una coscienza diversa in questi ultimi anni, si è allargata questa consapevolezza, c'è una meraviglia che sta abbracciando tante tante persone, però attenzione, c'è un'altra grande fetta che fa fatica. E allora andiamo a vedere le scuole sulla percezione mafiosa e gli esiti io li ritengo allarmanti, ma noi siamo qui per fare uno scatto in avanti, per risvegliare le nostre coscienze, per guardarci anche noi, associazioni, gruppi, movimenti, perché anche questo mondo deve interrogarsi, perché hai detto bene, Libera sono 1600 grandi associazioni laiche, cattoliche, movimenti di anziani, credo la prima grande esperienza di una pluralità che coinvolge migliaia e migliaia di persone, e vedi un fermento diverso, però non basta, non basta, non basta. E gli studenti intervistati seriamente in 94 scuole nei primi mesi del 2014, l'11% ritiene che lo Stato sia solo più forte, solo l'11%, scusate, dice lo Stato è più forte. Ora mi pongo dei problemi, perché io vedo il sacrificio di tanta gente, vediamo queste cose, forse non riusciamo a farle capire, perché dall'altra parte è quello che succede che travolge le persone. Mentre il 53,32% ritiene che la criminalità è più forte, e c'è una parte restante che non ha opinione precisa, e solo il 23% dei ragazzi di 94 scuole di questo campione dice ritiene che si può sconfiggere. Io non ci sto, noi non possiamo starci, noi dobbiamo tenere conto di questo, perché la lucidità diventa molto importante, l'umiltà diventa importante, la voglia di ricalibrare anche i nostri interventi, no, perché credo che dobbiamo fermarci, interrogarci tutti, tutti, ognuno per la propria parte, nella consapevolezza che le mafie non sono figlie della povertà e dell'arretratezza anche, ma è indubbio che povertà, disuguaglianza, marginalità sono serbatoi favorevoli alla loro estendersi, per allargarsi. E mi fa piacere che dopo di noi si lega a noi, me l'ha detto bene il dottor Roberti, che noi ci vediamo spesso e a me fa anche piacere, tra l'altro lui con la sua grande professionalità e competenza, io sono un piccolo piccolo uomo, guardate, che credo in una cosa, che è noi che vince, che è noi che vince, bisogna creare nuove alleanze, umiltà da parte di tutte le realtà, mettersi un po' insieme su questi obiettivi, su questi progetti, e non la rincorsa ad appiccicare la propria sigla, no? La propria sigla. Non è tutto uguale in questo paese, ma sono anch'io convinto, qui è stato detto molto bene, perché poi Libera, con le sue migliaia di associazioni, presidi, ha le antenne sociali sul territorio, perché vivi in quei quartieri, vivi in quelle associazioni, sei nei quartieri più facili, più difficili. Ho fatto dopo Contromafia 4 giorni in Calabria, nei posti scomodi, dove vedi la meraviglia, la gente viene, ha voglia di un po' di speranza, la gente vuole speranza, la gente è stanca anche di parole, è stanca di parole, e si aggrappa quando vede l'onestà di tentare, nella consapevolezza dei limiti, che bisogna unire le nostre forze e le nostre energie. Ma è importante quello che Roberti ha detto, quello che prenderanno i testimoni, gli amici che vengono dopo: non si sconfiggono le mafie se non si combatte la corruzione, perché la corruzione, è stata detta bene, è l'incubatrice del potere mafioso, il suo avamposto, la causa prima della mafiosità. Perché il vero nodo, al di là dei giochi criminali, le mafie, eccetera, è la mafiosità diffusa. E c'è una mafiosità diffusa che è il vero patrimonio delle mafie, prima ancora di quello economico. Certo che per loro il potere economico è il loro obiettivo, ma si avvalgono di professionisti,
La Chiesa Torino non era in grado di fare i grandi investimenti, come non lo sono in grado tanti altri, ci vogliono pure i professionisti, pochi, e non vuole essere un giudizio sulla meraviglia degli onesti che ce la mettono tutta con testa e schiena dritta. Però c'è questo, sempre più imprenditrici, di una capacità di individuare le nuove fonti di guadagno, ma anche di avere uno zoccolo storico, che è l'unico mercato al mondo che in 60 anni, pur con delle differenze, non ha avuto mai un meno, ma sempre in più, che il mercato della droga nel mondo. È l'unico mercato. Scusa se dico mercato, perché non mi piace definirlo così, ma se fosse equiparato mercato, è l'unico mercato al mondo che non ha avuto pressioni, pur con dei cambiamenti, che sta aprendo nuove brecce, nuovi territori, è uno di zoccoli che continuano le mafie a gestirsi, ma hanno la capacità di aprire modalità, interventi. Oggi fanno da banca, imprestano soldi a piccole e medie imprese in difficoltà attraverso società, ma sono le cose che loro ci insegnano, sono forti. Ma noi, è possibile che milioni di italiani non riescano a sentire tutto questo? Perché corruzione e mafie assassinano la speranza e il nostro futuro. Ci impoveriscono tutti. Allora, in questo senso, io credo che l'esame di coscienza, anche i nostri mondi devono farsi, più umiltà. L'ultimissima cosa. Tutti parlano di educazione e legalità. Tutti parlano di legalità. Io sono di quelli che l'ho sempre sostenuta, promossa, girato scuole, ne ritengo la positività, vedo di insegnanti meravigliosi che si inventano di tutto, ma attenzione che non diventi un progettificio la legalità del nostro paese. Ma perché dico questo? Non dimenticando anche qui le cose positive. Perché ci sono, e sono tante, e sono belle, ma appunto perché non diventi tutto uguale, perché poi gli esempi negativi, la gente dice allora è tutto così, no, non è tutto così. L'Italia va a mode. Ti ricordi quando anni fa sulla droga, io ne sono stato protagonista perché il gruppo Bene ha 50 anni, in Italia abbiamo fatto sulla droga, ti ricordi, tutto, controllo di tutto, progetti, proposte, prevenzione. Io stesso, 2 mesi prima che venisse ucciso Giovanni Falcone, ero con Giovanni Falcone a Gorizia per un corso della Polizia di Stato, lui come magistrato, era già al Ministero, con la sua puntualità nel spiegare i meccanismi legislativi, io l'educazione, la prevenzione, l'accoglienza. Noi abbiamo avuto degli anni in cui c'era la droga, si è fatto tutto, poi... Per 10 anni l'AIDS, ricordate, progetti, AIDS, e poi si abbandona. Poi abbiamo avuto per anni, dopo la nave nel porto di Bari, il tema della sicurezza nel nostro paese e negli ultimi anni la legalità. Io sono il primo che la sostiene, sia ben chiaro. Però attenzione, non si educa alla legalità. A parte che la legalità non è neppure un valore. Non è l'obiettivo, il vero obiettivo resta la giustizia, è un mezzo, uno strumento per raggiungere quell'obiettivo, però io credo che umilmente, mi permetto di dirlo qui, dobbiamo rivedere tutto l'impianto di trasmissione del sapere sociale e civile, perché parlare di educazione e legalità non basta più, è riduttivo e fuorviante, è una parola abusata. Perché tutti parlano di legalità oggi, cominciando da quelli che hanno scelto la legalità malleabile e sostenibile. Se vi conviene rispetto le regole, se non vi conviene me ne frega altamente. E allora in questo senso dico, ma solo per correggerci, solo per prendere coscienza, solo per fare meglio, solo perché non diventi queste famose rincorse alle emergenze a seconda di momenti, ma una programmazione seria. Ci deve educare alla responsabilità. La scuola deve insegnare sì il rispetto delle regole, delle leggi,
ma prima ancora la responsabilità, l'ascolto della coscienza. Quindi ci sono anche degli obiettivi da ridefinire, tenendo conto delle positività, ma costruendo anche altre modalità. Grazie. Beh, vi dico due o tre cose. La prima, quando ho incontrato per la prima volta Papa Francesco, sono andato a chiedergli con molta semplicità, non ci diamo del tu, come si fa tra persone che si guardano in faccia. Lui aveva scritto un documento eccezionale rispetto alla corruzione quando era in Argentina, perché di fronte a un fatto clamoroso, tra cui la morte anche di una ragazzina di 16 anni, lui fece un intervento meraviglioso che vi consiglio di procurarvi di leggervi, perché tra l'altro traccia le caratteristiche del corrotto, del corruttore. Se le leggete avete le fotografie anche a noi vicine nel nostro paese. Quando io incontro Francesco la prima volta, arrivo con un pacco di caffè. Sapevo che gli piaceva il caffè perché suo padre era un italiano emigrato in Argentina, i suoi nonni, e gli ho detto: senti, ti porto sto pacco di caffè. Quattro giorni dopo torno a Torino dal barista che me l'aveva dato, mi dice: sai, il Papa mi ha scritto una lettera e gli ha scritto: il caro Don Luigi Ciotti mi ha portato un pacco di caffè, del vostro caffè, io me lo sono fatto, molto buono, grazie Papa Francesco. No, per dire, parto da qui. E io ho chiesto a Papa Francesco: te la senti di venire il 21 di marzo, il giorno della memoria dell'impegno per ricordare tutte le vittime innocenti della criminalità organizzata e delle mafie? Lui non mi ha fatto finire, ha detto: vengo. Era mai successo nella Chiesa che un Papa è stato ascoltare quell'elenco interminabile, faticoso? Perché dietro quei nomi ci sono le fatiche, le sofferenze, le ferite che non sono cancellabili dentro la storia delle persone. E lì il Papa per ben due volte ha parlato della corruzione. Non c'è settimana, chi di voi segue, che non parla della corruzione. Ce l'ha qui. Ma quello che mi ha colpito in Papa Francesco è che la sua umiltà, perché aveva detto: mi prepari degli appunti. Cioè, io non conosco il problema. E allora è legittimo che qualcuno che arriva da lontano non lo conosca, ed è legittimo che colpisce, gli prepari degli appunti. E lì il Papa, in quelle braccia familiari, è stato capace anche improvvisamente a capovolgere tutto. Perché a un certo punto ha detto: vi voglio rivolgere adesso agli assenti, agli uomini e alle donne nelle mafie. E lì dice: convertitevi e cambiate. Ma poi rinforza tutto questo dicendo, lo dico per una chiesa che si mette in gioco, a un certo punto dice: mi metto in ginocchio, convertitevi e cambiate. Quindi abbraccio i familiari, incita a reagire, a fare la nostra parte, ma c'è anche un'attenzione per aprire uno spiraglio dall'altra parte che mi sembra importante e giusto. Allora, cosa voglio dire? Troverete oggi nella Chiesa delle belle espressioni, della bella gente, dico in Italia, delle belle comunità, ma trovate ancora tante realtà tiepide e prudenti. Ne abbiamo parlato dell'impegno della magistratura, il grande lavoro delle forze di polizia, di una società, del mondo della scuola, di vari altri tipi di contesti, ma mi è caro pensare anche a una Chiesa. E voi avete dei bellissimi esempi in questa città, ma non solo in questa città, di sacerdoti, di comunità belle, che ci credono, che si impegnano. Perché noi siamo chiamati a saldare la terra con il cielo, a illuminare le coscienze. Ma nell'incontro col Papa, io a un certo punto ho preso la stola di Don Peppino Diana, che i familiari mi avevano portato, che erano venuti, e gli ho detto al Papa: questa è la storia di un sacerdote della terra di Campania, ucciso perché viveva il Vangelo e soprattutto lo predicava con la vita, lo testimoniava, e si era messo contro per illuminare le coscienze, per invitare la gente a muoversi, e aveva scritto a risalire sui tetti per annunciare parole di vita. E
il Papa si è messo da solito Don Peppino Diana nel dare la benedizione. Ma attenzione, chiudo, per soggiornare anche i fermenti nella Chiesa, perché poi il Papa, pochi giorni dopo, andrà in Calabria e dirà senza mezzi termini: chi adora il male è scomunicato. È scomunicato chi adora il male. Però bisogna anche dire, che non basta solo, ma anche chi permette alle mafie di fare tutto questo. I complici, queste facce d'angelo che ruotano, quei segmenti che permettono di fare tutto questo. Infine, credo che le parole chiare siano state. Giovanni Paolo, a parte che è la prima volta che qualcuno ha parlato di Camorra in vecchi termini qui, è stato tanti anni fa da Cerramo, signor Riboldi. C'è una storia quindi di fermenti di chiesa, ma è anche vero che mentre Don Puglisi andava, veniva ammazzato, dall'altra parte c'era un prete frate che andava a celebrare la messa al superatitante Pietro Alieri. Ma detto questo, quando quel 9 maggio del 93 Giovanni Paolo II dirà parole chiare nella Valle dei Templi, voi sapete che misero le bombe in due chiese di Roma, ma la svolta che ci dà la linea, 9 maggio, 27 notte del 27-28 le bombe nelle chiese di Roma, 19 agosto, il 19 agosto in America un collaboratore protetto dall'FBI chiama l'FBI e farà questa dichiarazione che voi conoscete. Però è importante dircela qui per la svolta. Dirà Francesco Marino Mannoia, dirà: nel passato la Chiesa era considerata sacra e intoccabile. Ora invece Cosa Nostra sta attaccando la Chiesa perché si sta esprimendo contro la mafia. Gli uomini d'onore mandano messaggi chiari ai sacerdoti: non interferite. È la prima parte che mi inquieta, che mi fa soffrire, quando lui dice nel passato la Chiesa era considerata sacra e intoccabile. Pochi giorni dopo viene ucciso Don Puglisi, qualche mese dopo a Casal di Principe Don Peppino Diana. Ma c'è un gesuita che andrà a Palermo in quel periodo, padre Bartolomeo Sorge, che tu hai conosciuto, che quando lascerà Palermo dirà questa dichiarazione: mi sono sempre chiesto perché questo sia potuto accadere, il silenzio della Chiesa sulla mafia. Non si potrà mai capire come mai i promulgatori del Vangelo delle Beatitudini non si siano accorti che la cultura mafiosa ne era la negazione. Il silenzio, si ha spiegazioni, non ha giustificazioni. Allora le positività anche qui, i bei volti, le belle storie che ci sono, ma anche parole di Bartolomeo e Sorge, ci sono ancora troppi prudenti e troppi silenzi. Che bella sarebbe una Chiesa più forte, più coraggiosa, che Papa Francesco ha indicato: andate nelle periferie. Grazie a tutti.